Garan Ceotia è arrivata a Milano per incontrarsi con Fedez. Non appena si è mostrata sui social, sono piovuti gli insulti sui social. La modella francese Garan Ceotia è appena atterrata in Italia. Secondo il mondo del gossip, si trova a Milano per incontrare Fedez, con cui starebbe insieme da alcune settimane. Non appena si è mostrata sui social, sono piovuti gli insulti sui social. Neanche la reazione del rapper di Rozzano è stata molto apprezzata. Fedez, la nuova fidanzata a Milano. Gli hater si scatenano. La giovanissima modella francese Garan Ceotia è arrivata da poche ore a Milano per trascorrere un po' di tempo con Fedez. Da alcune settimane la giovane è finita al centro del gossip per il suo presunto rapporto con il rapper di Rozzano. Il video che ha condiviso su Instagram in merito alle sue giornate milanesi le è costato moltissime critiche. Garance ha pubblicato sui social un post che riassume le sue giornate in Italia. Dalla bellezza di Piazza Duomo, alle cene nei ristoranti costosi, ai sorrisi in fotocamera rivolti al suo accompagnatore. La sua spensieratezza non è piaciuta agli hater che l'hanno attaccata per la sua mancanza di rispetto nei confronti del matrimonio che il cantante ha appena concluso con la moglie Chiara Ferragni. Tra le offese rivolte alla modella molte contestano la sua giovane età, potresti essere la sorella di Leone e Vittoria. Un altro utente scrive, con due bambini piccoli a casa, potevate evitare questa esposizione. È davvero una cafonata, altri hanno accusato la modella francese Garan Ceotia di star cavalcando l'onda della popolarità. Qualcuno, però, tra gli utenti ha scelto di prendere le sue difese. Perché sputare su una ragazza di 20 anni? È chiaro che tra Fedez e Chiara era finita da prima di Sanremo. La top model non ha risposto a nessuno dei commenti. Sicuramente si sta godendo la sua vita professionale e privata. Recentemente, infatti, ha anche sfilato al Festival di Cannes. Della relazione con il rapper di Rozzano, al momento non si hanno molte informazioni. Oltre alle diverse paparazzate al Gran Premio di Monte Carlo e a Milano, non ci sono altre informazioni. Certamente non è stata la presenza di Garan Ceotia a portare alla rottura dei Ferragnez. Lo stesso Federico Lucia ha ammesso recentemente in un'intervista che quella con la moglie Chiara Ferragni era diventata una relazione tossica.